E sentite anche questa di Giovanni De Lisi, che è il fondatore di Green Rail, che ha proiettato una traversa per le rotaie riciclando materiali vari. Ancora il suffisso re. Green Rail è una startup che nel 2017 è stata anche startup dell'anno qui in Italia, che ha progettato e brevettato una traversa ferroviaria in plastica e gomma riciclata. Oggi è un brevetto depositato in 85 paesi nel mondo, definitivo in 85 paesi nel mondo. Noi siamo una startup incubata all'interno di Poliab, che è l'incubatore di imprese del Politecnico di Milano. Il mercato delle traverse ferroviarie è un mercato in fortissima crescita, in fortissima crescita proprio il mercato ferroviario, si calcola da un 30, il 30% da qui al 2030. Il prodotto fondamentalmente è in grado di andare a sostituire sul mercato quello che sono le traverse in calcestruzzo oggi, che rappresentano lo standard delle linee ferroviarie, e più del 90% oggi è composto da traverse in calcestruzzo. Green Rail, grazie alla sua composizione fatta da plastica da rifiuto urbano e gomma ottenuta da un riciclo di pneumatici fuoriuso, riesce ad avere dei vantaggi tecnici, ambientali ed economici, sino alla riduzione del 50% di quelli che sono i costi di manutenzione. Per ogni chilometro di linea noi riusciamo a riciclare 35 tonnellate fra plastica, quindi da rifiuto urbano, e pneumatici fuoriuso. Inoltre abbiamo sviluppato anche due prodotti con tecnologia integrata, che sono la Green Rail Solar, che è una traversa che integra un modulo fotovoltaico in grado di trasformare le linee ferroviarie in campi fotovoltaici, e la Green Rail Linkbox, che è un prodotto proprio in fase di ricerca e sviluppo, che è una traversa che integra sistemi per la diagnostica, la manutenzione predittiva e la sicurezza del traffico ferroviario.